Con Valerio Calabresi, direttore del Museo Vivo del Mare di Pioppi, alle nostre spalle abbiamo i resti del capodoglio del cetaceo recuperato qualche giorno fa nella vicina Baiarena. Resti che sono stati già analizzati e che Valerio, insomma, tutti i visitatori che nelle prossime settimane ci auguriamo potranno ritornare a visitare il Museo del Mare troveranno qui, giusto? Sì, presto lavoreremo alla musealizzazione di queste ossa, di questi resti che in questo momento stiamo ancora analizzando e saranno presto appunto esposti all'interno delle sale del Museo del Mare, che in questo modo si arricchirà di reperti straordinari, soprattutto per il nostro territorio. Non è cosa di tutti i giorni, diciamo, rinvenire resti di un animale così imponente come il capodoglio che è stato recuperato in parte sulle coste di Montecorice e Punta Licosa. Quindi siamo molto contenti di poter ospitare i resti di questo esemplare, che è uno degli abitanti più imponenti del nostro pianeta, e che merita l'attenzione, merita la conoscenza da parte di tutti noi, proprio per essere ancora di più tutelato e salvaguardato. Una scoperta dal valore scientifico sicuramente importante e che testimonia ormai la presenza certa anche lungo le nostre coste di questi esemplari. Sì, è proprio l'altro giorno l'avvistamento di una balena grigia nel porto di Bacoli, e non è la prima volta, insomma, che i cetacei fanno visita da queste parti. Anzi, anche negli anni scorsi noi più volte abbiamo organizzato delle passeggiate in acqua per avvistare questi straordinari animali che sempre di più popolano queste coste. Questo significa anche che come dire, l'ecosistema marino del Cilento, del Tirreno inferiore è in fase di miglioramento e quindi diventa anche un habitat utile per questi animali. Valerio, tra l'altro potrebbero esserci anche altri resti, siete in attesa, come dire, di certificazioni, di ulteriori approfondimenti da parte dei carabinieri del CITES. Sì, sono stati rinvenuti anche altri resti più piccoli, di dimensioni più piccole, delle vertebre, delle altre conformazioni ossee, e siamo appunto in attesa proprio della certificazione da parte del CITES che appartengano allo stesso animale e che quindi possano essere anche questi musealizzati quanto prima.